appunto una piazza che ultimamente sta facendo dei progressi notevoli. Ne parleremo oggi con Enrico Iannelli alle 11 in diretta e soprattutto in filo diretto, quindi potrete fare domande, porre questioni o direttamente dalla chat della radio, il simbolino in basso a destra giallo, lo vedete benissimo, è il simbolino del fumetto, oppure mandando un vostro SMS o un messaggio WhatsApp al 338 37 168 33. Ovviamente dovete specificare l'oggetto, il tema e anche il nome. Bene, alle 10:30 invece l'appuntamento consueto di tutti i lunedì con Parla con lei, la rubrica dedicata alle donne e soprattutto alla condizione femminile in questa società spesso violenta e sicuramente non paritaria che discrimina le donne a partire dal mondo del lavoro. Bene, questa è la scheda di programmazione della giornata. Noi abbiamo ancora qualche minuto per ascoltarci un po' di musica e poi a seguire alle 10:20 l'appuntamento è con la rassegna stampa. A tra poco.
Bene, allora iniziamo l'appuntamento con la rassegna stampa, diamo un'occhiata a quelli che sono gli argomenti, i temi e soprattutto i titoli. Oggi è la giornata delle liste per le prossime elezioni, scadono i termini per la presentazione. Ieri Matteo Renzi ha ribadito la convinzione di aver composto la lista più forte possibile per vincere nelle urne, mentre continuano i contrasti nel centrodestra. Sul sito di Repubblica la lista completa dei nomi scelti dal Partito Democratico, pronta anche la lista del Movimento 5 Stelle. Di Maio parla di una esperienza entusiasmante nella scelta dei nomi che competeranno alle elezioni di marzo. Nei sondaggi preoccupa il nuovo calo del PD. Per il ministro Calenda un PD sotto il 20% sarebbe un disastro per il Paese. Il Corriere della Sera apre con l'ennesimo scontro interno del PD. Molti commentatori parlano dell'ulteriore trasformazione del partito, ironizzando anche sul nome PDR, partito di Renzi. Anche il Messaggero titola sullo scontro che spacca le liste tra quelli che restano fuori nello schieramento del PD. C'è anche Gianni Cuperlo che ha rilasciato un'intervista ieri alla Repubblica. Resta fuori anche Enrico Morando. Repubblica titola il PD, la resa dei conti dopo il voto per Renzi. Le scelte fatte sono all'insegna di un ricambio fisiologico. L'accusa di Nicola Latorre, ha prevarso la logica del capo, l'intervista su Corriere della Sera. Sulla Stampa l'attacco di Enrico Letta, errore tragico fare così le liste. Sul Messaggero da segnalare il commento di Alessandro Campi, rischio astensione, con l'effetto boomerang sui candidati. Sul Fatto Quotidiano da segnalare un'intervista a Massimo Mucchetti, il senatore Dem che ha deciso di non ricandidarsi. Non sono adatto ai riti di questo PD, dice, io mi fermo, un'intervista di Stefano Feltri. Nuova strage nel Mediterraneo, intanto è andato giù poco prima che arrivassero i soccorsi, il gommone ha iniziato a sgonfiarsi, le persone sono andate nel panico, qualcuno mi ha spinto facendomi cadere in acqua, queste le testimonianze. Un ragazzo del Camerun che ha raccontato all'equipaggio della nave Aquarius di SOS Mediterraneo, le tragiche fasi dell'affondamento costato la vita a 3 giovani donne ad almeno una ventina di dispersi, tra cui diversi bambini, anche piccolissimi, secondo le testimonianze degli 83 superstiti presi a bordo. Due donne recuperate in fin di vita con i loro bambini sono morte a bordo della nave. Il team di Medici Senza Frontiere ha tentato l'impossibile per salvarle, ma non ce l'hanno fatta. Una terza è morta questa mattina all'ospedale di Sfax, dove era stata trasportata d'urgenza insieme a 6 bambini in gravi condizioni con i polmoni pieni d'acqua e molti in crisi di assideramento, quello appunto che raccontano i testimoni. La scena era devastante, ha raccontato uno dei medici del team di SOS Mediterraneo. Arrivavano a bordo molti casi gravissimi, uno dietro l'altro, persone incoscienti che non respiravano più. Abbiamo affrontato un salvataggio molto critico, conferma Klaus Merkel, capo dell'operazione a bordo dell'Aquarius. Quando i nostri mezzi sono arrivati, il gommone era già sgonfio da un lato e c'erano persone in acqua. Alcuni avevano già perso conoscenza quando sono stati recuperati. Intanto è caos in Libia tra attentati e ripresa delle ostilità sul fronte militare. Vediamo adesso qualche titolo oltre a quelli già segnalati. Il Fatto Quotidiano, porta escort, amici di mafiosi, inquisiti e parenti, tutti con B, si intende naturalmente Berlusconi, quindi entra un po' nella fase dura la campagna elettorale, diciamo così, del Fatto Quotidiano, che ha già calato diverse carte rispetto al PD, ora quindi se la prende con Forza Italia. Il centrodestra, impresentabili in Puglia, stravince, scrive il Fatto Quotidiano, stravince Forza Gnocca, in Campania e Sicilia i collusi. E poi nelle due scatole alte, Salini, la Liga Mostro che minaccia i villaggi dell'Etiopia, stasera il dossier di Presa Diretta su Rai 3, e Cambogia, Hun Sen come Putin, fuori legge gli oppositori, il miliardario al potere da 33 anni si ricandida, scrive il Fatto Quotidiano. A centropagina, da Milano a Roma, ora Chinatown è fuori dal ghetto, cosa è cambiato 10 anni dopo le rivolte della comunità
contro la polizia, quindi un'inchiesta del Fatto Quotidiano. Libero insiste col tema della sanità, stai male, aspetta e crepa, sanità lunghe attese per un esame. Il Giornale, giochi finiti, tutti i nomi, si parla delle liste del centrodestra, soprattutto nel Lazio c'è stato veramente uno scontro con la candidatura di Pirozzi. E il Tempo, ecco quanto ci costano gli sfaticati del Campidoglio. Repubblica, PD, la resa dei conti dopo il voto, Berlusconi offre un patto all'Unione Europea per la sua appunto candidabilità. Il Messaggero, lo scontro sulle liste spacca i partiti. E poi ancora vediamo La Stampa, Letta attacca Renzi, fare le liste così un tragico errore. E ancora vediamo i giornali dei territori regionali, la giostra dei candidati, titola Il Mattino, che mette in fotonotizia un sempre primi riferito al Napoli Calcio. Naturalmente Il Gazzettino, Nord-Est, le sfide nei collegi, ancora Il Secolo XIX, PD, Renzi è sotto assedio, La Gazzetta del Mezzogiorno, candidature, fine dei giochi. Bene, è tutto per la nostra rassegna stampa. Adesso, dopo una breve pausa musicale, ci collegheremo con Anna Maria Bruni per lo spazio dedicato a Parla con lei. Quindi rimanete in ascolto.